Il Perù è il terzo paese del Sud America per estensione del territorio. Confina a nord con l'Ecuador e la Colombia, a est con il Brasile e la Bolivia, a sud con il Cile, a ovest con l'Oceano Pacifico. La parte orientale del paese, la selva, è formata dall'ampio bassopiano della foresta amazzonica e della zona meno popolata. La città di Pucallpa, con i suoi 400.000 abitanti, è il secondo maggiore centro abitato dell'Amazzonia peruviana. La città vive dello sviluppo straordinario che ha avuto in quanto porto, per la sua posizione strategica che ha per tutte le ricchezze, e sono molte, della foresta amazzonica. Al di là dei confini cittadini, il vicariato di Pucallpa si estende per un'area grande quanto il Piemonte, la Lombardia e la Valle d'Aosta messi insieme. Orientativamente 200.000 persone vivono lungo il fiume Ucayali, sono soprattutto indios amazzonici, piccoli villaggi che vivono o di pesca o di agricoltura. A Pucallpa le opportunità di lavoro non mancano, non sono però alla portata di tutti. Molti dei nuovi arrivati non riescono poi ad accederci e hanno solo lavori saltuari, spesso nel porto, per esempio, per scaricare le barche. La maggior parte degli abitanti delle periferie è costretta ad abbandonare la propria casa all'alba per raggiungere il centro di Pucallpa in cerca di lavoro a giornata, lasciando i figli soli e incustoditi. Facile vedere per la strada i ragazzi con le chiavi di casa attaccati alla cintura. Sono quindi praticamente tutta la giornata da soli. Vanno a scuola, le scuole sono tutte nella zona centrale della città, e poi, finita la scuola, vagano per la città a far cosa, ma non si sa, quel che possono. Monsignor Gaetano Galbusera è vescovo di Pucallpa dal 2008. Da allora la sua priorità è stata quella di far fronte all'emergenza educativa. Ci sono delle periferie, comincia la microcriminalità giovanile, l'abbandono della scuola e tutti questi, la droga, e quindi mettersi da parte della Chiesa nel problema dell'educazione è assolutamente importante e urgente. Il primo intervento è stato quello di allestire degli oratori per accogliere i ragazzi durante le ore in cui sono abbandonati a se stessi. All'oratorio non sembrano gli stessi ragazzi che si incontrano ogni giorno per strada. Fuori li trovi diffidenti, sfuggenti. Qui sei coinvolto, sei preso. Un secondo livello di intervento sul fronte dell'emergenza educativa va ad incidere sul problema della qualità dell'offerta formativa. Le autorità non riescono a dare a tutti i ragazzi che abitano lì un banco di scuola a tutti. Nelle strutture statali ci sono grandi problemi, che sono classi che raggiungono i 50 alunni, quindi dove è impossibile una didattica, e strutture scolastiche molto ridotte, quindi scuole che hanno a volte i tre turni. E tutto questo dice che il livello naturalmente rimane molto basso. Il progetto più ambizioso di Monsignor Galbusera è quello di offrire ai ragazzi di Pucallpa una formazione secondaria di qualità. Per ora Don Gaetano è riuscito a realizzare e a attuare i primi tre anni. Non era ancora riuscito a completare gli ultimi due, altri 160 alunni. Per questi due anni il governo impone un'aula di informatica. Ufficio diocesano per la pastorale missionaria e Caritas Ambrosiana propongono per l'avvento di Carità 2011 il progetto Imparare in Grande. Sono necessari 25.000 euro che serviranno per ampliare l'attuale scuola e dotarla di laboratori attrezzati. La scuola che stiamo realizzando, costruendo, è molto importante perché incide molto di più nel futuro dei ragazzi, per dare loro una prospettiva diversa.